Nel 65 avanti Cristo Cicerone scrive una lettera ad Attico, che si trovava ad Atene, lettera in cui espone i suoi progetti politici. Cicero Attico salutat. Cicerone saluta Attico. Prima di affrontare le questioni politiche, Cicerone comunica all'amico un lieto evento. Gli è nato un figlio maschio, Marcus Tullius Cicero. Sane gaudeo quod filiolo auctus sum, salva Terenzia. Sono davvero contento, sane gaudeo quod, del fatto che filiolo auctus sum, mi è nato un figlio e Terenzia è sana e salva. Alla lettera, sono davvero contento del fatto che sono stato accresciuto auctus sum di un figlio, salva Terenzia, essendo Terenzia sana e salva. Queror autem quod abste iam diu nil litterarum accepi. Mi dolgo però, queror autem, del fatto che, quod, non ho ricevuto nessuna lettera, nil litterarum accepi, iam diu, già da lungo tempo, da te, abste. Mi lamento, cioè, di non aver ricevuto lettere da te ormai da tempo. Uc accedit quod ego contra de meis rationibus ad te scripseram antea diligenter. A ciò si aggiunge il fatto che uc accedit quod ego contra, io invece, antea, già prima, ad te scripseram, ti avevo scritto, diligenter in tutti i particolari dei miei progetti, de rationibus meis. Illud mente agito, questo ho in mente, quod hoc tempore, che, quod in questo momento, magno usui nobis est, è di grande utilità per me, Catilinam competitorem nostrum defendere. Difendere Catilina, nostro concorrente, competitorem nostrum, cioè che concorre con me al consolato. Cicerone vuole difendere Lucio Sergio Catilina nel processo mosso contro di lui per concussione da Publio Clodio Pulcro, con la speranza di assolverlo e averlo dalla sua parte. Opportunissime accidit, è accaduto in maniera assai opportuna, quod iudices abuimus, che abbiamo tenuto come giudici, quos volebamus, quelli che volevamo, summa accusatoris voluntate, col pieno consenso, summa voluntate dell'accusatore, accusatoris, cioè di Clodio. I giudici venivano scelti dalle parti in causa, vale a dire dall'accusa e dalla difesa insieme.